Giovanni Stroppa, buongiorno, bentrovato, come stai? Beh, Buongiorno, bene. Ciao Cristiano. direi bene anche il Monza, no? Ultime 8 partite, 16 punti, cos'è cambiato? Probabilmente stiamo seminando quello che, cioè, stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato dall'inizio del campionato. C'è da tener conto, molto conto, che abbiamo ritrovato giocatori che all'inizio non c'erano, che non hanno fatto la preparazione con noi. Mi riferisco a cinque giocatori veramente importanti, tre centrocampisti e due attaccanti che appunto non hanno fatto né la preparazione né la pre-preparazione, quindi arrivavano da lunghi infortuni, sono ritornati un po' in condizione e poi, come succede spesso, con l'allenatore nuovo magari ci vuole un pochino più di tempo ad assimilare tanti concetti, non soltanto le idee. C'è da dire che adesso il Monza è tornato prepotentemente ad essere una delle candidate alla promozione. Non ancora, secondo me, dobbiamo fare ancora qualche passettino in avanti e questo te lo può dare soltanto qualche vittoria in trasferta, al di là della continuità dei risultati, che comunque è importante non perdere fuori e vincere in casa, la famosa media inglese. Però il colpo fuori, qualche punto importante fuori in più sarebbe quel viatico poi a pensare in più in grande. Ecco, quando parli di qualche colpo fuori, stai pensando a Domenica Regamonti? Beh, sempre col massimo rispetto per tutti, sappiamo che è una partita difficilissima, molto ma molto difficile, perché il Brescia merita la posizione che occupa, sta facendo un ottimo lavoro, da subito, poi sembrava avesse un po' subito un po' di flessione, poi si è ripreso alla grande e vincere a Parma non è una cosa così semplice come è sembrato. Avendo giocato tu un giorno prima, immagino avrai visto la partita con il Parma, che Brescia hai visto, come ti è sembrato? Tosto, tosto, è una squadra molto fluida, al di là dei sistemi di gioco che può adottare Inzaghi, ma è una squadra che è pericolosa in qualsiasi momento. È una squadra di gamba, va in verticale, è tosta anche a livello caratteriale, ha qualità davvero, davvero importanti. Ti chiedo cosa rappresenta il Brescia e Brescia per te, anche se a Brescia hai giocato solo pochi mesi, però ti sono bastati poi per, lo sappiamo, stabilizzarti, vivere nella nostra città, nella nostra provincia. Ma guarda, allora per quello che è stato il discorso professionale, veramente poco tempo, anche se intenso, anche se molto gratificante, perché comunque abbiamo conseguito una promozione straordinaria, però è poi il tempo post calcio che mi ha dato poi le radici. Sapete benissimo che ormai abito lì da sempre, da quando poi abbiamo disputato quella stagione. La famiglia ormai è bresciana a tutti gli effetti e quindi mi lega anche un affetto sportivo, se vogliamo, a essere così vicino alla squadra e a vivere la città praticamente quotidianamente. Ma perché hai scelto Brescia? Cos'è che hai trovato nella nostra provincia? Perché si vive così bene, secondo te? Ma è, beh, al di là che io abito poco fuori Brescia, in un contesto, diciamo, che ci permette di vivere in piena tranquillità, era il giusto compromesso ad avere sì una città vicina, però il mio quid ideale per vivere il meglio è proprio la serenità. L'abbiamo trovata, i figli vanno a scuola, sono andati a scuola a Brescia, appunto, quindi era il giusto compromesso. Poi stavo smettendo di giocare, avevo qualche interesse extracalcistico, non pensavo di fare questo mestiere, e gli interessi che mi portavano poi a fare qualcosa oltre il calcio erano proprio vicini a dove abitiamo, dove viviamo da tanti anni. Sappiamo che Cellino ti stima moltissimo, ha cercato di portarti a Brescia in questi anni. Come mai non si è concretizzato?
Forse perché tu hai sempre avuto molto mercato in questi anni. Penso di sì, penso di sì. Io ricordo qualche anno fa ero legato a Foggia, pensavo di rimanerci. Diciamo che a livello temporale non sono state coincise le cose. Ti chiedo invece se lì a Monza senti la pressione del dover vincere a tutti i costi, ma insomma Galliani non, anche lui non ne fa mistero, dice che bisogna andare in Serie A, no? Lui e Berlusconi hanno preso il Monza per portarlo in Serie A dove non c'è mai stato. È il mio percorso, perché devo dire che nelle mie ultime esperienze tra Foggia e Crotone, diciamo che c'era soltanto un obiettivo. A Foggia era quello di vincere, a Crotone era quello di riportare la squadra in Serie A. Fortunatamente è andata bene. Qui allo stesso modo. Sapevo di trovare queste pressioni, non ti nascondo che mi piacciono, perché comunque allenare una squadra per vincere, soprattutto una squadra allestita per vincere, è sicuramente molto, molto stimolante. In questo senso aggiungo che ci vuole molto equilibrio nella gestione dei rapporti, nella capacità di digerire magari qualcosa o far digerire qualcosa che sta arrivando, che è in costruzione, perché non voglio dimenticare che non è semplice arrivare in un posto nuovo, dare una mentalità diversa, una cultura diversa, anche se poi l'obiettivo è lo stesso, però quando cambia l'allenatore potrebbe anche stravolgere alcune dinamiche. L'affetto che mi lega a Berlusconi e Galliani è sicuramente e la stima è sicuramente ricambiato. È chiaro che poi devi dimostrarlo sul campo, devi dimostrarlo proprio quotidianamente, il lavoro che stai facendo, quello che puoi dare alla squadra. Poco fa dicevo che le cose non sono iniziate al meglio, però aver avuto vicino loro mi ha dato sicuramente forza e quindi la squadra adesso sta arrivando. Non siamo ancora arrivati, c'è un'identità che finalmente è abbastanza evidenziata. Non sono soddisfatto, ma i ragazzi sono straordinari in questo e quindi mi piace tantissimo il lavoro che stanno facendo durante la settimana. Un altro paio di domande, poi ti lascio e ti ringrazio. La prima su Pippo Inzaghi, ti chiedo che rapporto hai con lui e quanto è diverso il vostro calcio. Tu sappiamo, fai un calcio di possesso, di palleggio, lui magari un po' più verticale, di ripartenza. Ma Pippo, ogni tanto ci messaggiamo, ci stimiamo tantissimo, perlomeno io reputo lui uno degli allenatori più importanti in questa categoria. Come la domanda che hai fatto per me, anche lui arrivando a Brescia ha sicuramente una pressione per poter vincere, ha dimostrato con il lavoro, con la sua identità, perché il Brescia ha l'identità dell'allenatore, di valere quello che penso di lui. L'ultima domanda invece su Andrea Colpani, un bresciano che seguiamo tutti con grande affetto, anche se non è mai passato a Brescia, ma sappiamo, almeno io so quanto è legato ai colori bresciani. Come sta facendo? Sei soddisfatto? Sta facendo anche qualche gol, no? Ha segnato anche nell'ultima partita, di testa tra l'altro. Allora, Andrea sta arrivando, mi spiego meglio. Secondo me era abituato a fare un calcio giovanile, senza nulla togliere alle qualità innate che Madre Natura gli ha dato. Doveva mettere dentro dei numeri, non su quello che è quello che si evidenzia nei gol, ma nelle giocate, nella capacità, nella praticità nel difendere la palla, nell'andare al tiro, nel rifinire l'azione. In questo momento sta evidenziando queste ulteriori qualità, perché essere soltanto belli non paga. Lui, oltre che
che bello, è anche fortunatamente è anche efficace. Deve continuare così, non basta. Ci sono margini di miglioramento straordinari, è sulla strada giusta perché poi è un ragazzo che ha mentalità vera e quindi mi auguro e spero che faccia ancora meglio da qua alla fine. Grazie Giovanni Stroppa, buona partita, ci vediamo a Rigamonti. Grazie, grazie, un abbraccio a tutti.